letteralmente esplode. Non fanno parte, o perlomeno no, sono sbagliato completamente, c'era Oliviero Borbonini che non frutta. E quindi è partita adesso con la che poi il volto nostro guidato da Marco Doris in verso campioni qua. Va all'esterno Sperini, Borbolini gli si affianca, il 2 all'interno, Pagliacci alla 4, recupera all'interno Stefano Sperini. Borbolini arriva al suo salto. Si vede più un cazzo. Che però ieri quando glielo ho detto, si è messo a ridere del no, ma mi sa che non sono nelle tue intenzioni per fare grandi cose, né su quel salto né in altre occasioni, infatti ieri la macchina l'ha lasciato anche a piedi, ed è per questo che non l'avevo dato nello schieramento perché era fuori dalla classifica. Mantenere la sua prima posizione, adesso Oliviero Borbolini mentre il buon qua vediamo che ha una hit da non capivamo il motivo di un rallentamento così vistoso da parte di Sperini, poi abbiamo visto la ruota saltare per aria a metà della curva, quindi le serinate si ritrova fermo, diciamo, non per colpa della ruota, cazzo, le spiega, è staccata completamente, come finisce la ruota, questa volta Oliviero si ritrova davanti, diciamo, sul malgrado, anche tu, la prestanza, ma sa mi tante male, fa la differenza, è chiaro che noi sogniamo le gare in cui tutti i piloti hanno il top per le mani e che possono andare al massimo delle loro possibilità e del loro ritorno, però non si sono messi in gara, basta poco, nonostante si mettano molto alcuni cercani di tipo per mettere un basta poco per sperare qualche protagonista inaspettatamente. C'è una mia amica che Oliviero, a Madrid, voglio dire un traguardo e va a farsi un gioco aperto perché questo è molto tranquillo, questa volta genera sì, 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 e l'abbiamo visto nei chart, mentre invece in questa categoria la top 1 è soprattutto scolastici, quindi preferito poi vinto il giorno di tardi, l'Inter ha vinto, poi ha fatto un tripletto, ma non ha vinto niente. Eccoli alla bandiera scacchi, eccolo, alla bandiera scacchi. E va a vincere, Oliviero Borbolini! Perché qua sono tutti belli, tutti veloci. Kuker, la Mellino, Bosto, Olleri, il Carbellino! Kuker è velocissimo, ma ieri ha avuto dei cali di vettura a tratti e Carbellino anche lui Mendy, perché non quadrava la perfezione, poi aveva stampato dei tempi favolosi come al solito prima, non delude mai la Mendy Onus, la pilota tedesca decisamente in grande spolvero ieri nel pomeriggio che ha non si vede un cazzo, non si vede decisamente niente. Abbiamo l'austriaco Holder che è il campione del CES da 7 volte consecutive. Porca puttana! Uno che questo tipo di campionato lo conosce in giro. Perché Kuker ha già fatto il Joker nel primo passaggio, gli soffia la posizione, quindi a questo punto è tutto nelle mani, no, infatti, dei tre dietro, vale a dire Kuker, Holder e Carbellino, la battaglia ah!
Io guarda che August ha così schiatori da 60 non si vede un cazzo, pensiamo che non lo farà fino all'ultimo giro, ma anche se ha una cifra enorme da Messi, ma adesso farlo potrebbe niente, Amendi ha bucato. I tre dietro erano veramente con non il coltello ma lascia tre denti. E vediamo che adesso l'Ivan Carmelino le sta cercando tutte su Holder. Osso duro, ma davanti il Bucarest fa vedere quello che ci si aspettava da lui già ieri, che non è stato. Con grande importanza che si era anche due vetture del mondiale. E Randy Cross, quello di Bucarest, quindi. Niente male come a livello organizzativo, niente da dire di Fanti Pucker adesso che ha preso il passo su, andiamo anche a vedere in quanto tira. 45-2 decisamente il prossimo tempo. Ci sembra che la tecnica abbia un problema con l'anteriore sinistra, così a naso, perché calare così tanto non è da lei. Ieri tirava su tempi ottimi, ma ci sembra veramente che abbia la sinistra, l'anteriore sinistra, con dei problemi. Ha bucato! Non la povera, no, vi invitiamo a sappiamo stavamo su di lei! È il momento della bandiera scacchi, che viene sventolata al volo per Bucher! Tesserini che invece ha uno scatto abbastanza infelice. August, la Mandy August! Vai Mandy! Mentre Bonfire e Tesserini decisano già di aspettare l'incontento del Joker al primo passaggio in modo poi da poter proseguire, anche se però si troveranno a stretti a stretto contatto per tutto il prosieguo della gara, quindi forse poteva anche questo essere evitato, che inutile dire era meglio, lo vedremo poi alla fine se era meglio. Forse ad esempio al posto di Serini, avendo avuto una partenza non delle più felici, saremmo rimasti magari Madonna che salti! Ricordiamo che Serini non ha ottenuto punti nella hit precedente, perché proprio nella curva dove passa adesso si è perso una delle ruote che è volata via in aria. La Bendy invece non si sta preoccupando minimamente dei due contendenti alle sue spalle. Poi un po' di andare sui spiriti cercando di avere più margine, avanti al giro precedente erano 5.8, il secondo di vantaggio della tedesca. Sì. Questa volta non fa più le finte a nessuno, visto che è da solo. Vediamo quanto è il vantaggio. Le ha tutto il guardo, se siete tutto avevo visto tutto, nel senso che era meglio se i due italiani avessero differenziato tra loro il Joker, perché sono tutte questioni poi di tattiche che alla fine è facile dirlo quando si vede poi come sono andate le cose. Il secondo che fa resistere questa volta, speriamo che la sua vettura lo porti fino in fondo, perché ieri ha avuto grossi problemi, stamattina anche in TT2 non è che sia andato come un pensiero, quindi la meno rischia l'ultima giornata adesso. Buon passaggio all'interno cercando di non avere ricordo. Ancora problemi per Bonfa. Niente. E allora a questo punto la tattica di Serini purtroppo non è stata la migliore, ma non poteva chiaramente saperlo il collegio. Purtroppo la sua brutta partenza ha condizionato tutto, ma non chiude neanche l'ultimo giro, abbandona la pista.
problemi ancora tra voi, lamenti. Lamenti Modus, la ragazza tedesca, Cellino, Holder, Kruger, partono Kruger questa volta. Minchia ne ha, puttana. Kruger, Holder, Kruger. Tremendamente quel motore nella sua vita. Però adesso Oliviero può, se ne ha Caramellini intanto riesce a infilare due volte campione del CES. Wow, con tutto il rapieno addirittura il signor Holder le sta cercando tutte l'austriaco per togliere giù dallo spacco di essere stato superato in curva 3 dal Carmellino, però insomma doppia frizione tutto attaccato che fosse essere davanti però il Kruger non fa minimamente questa volta il Kruger ad andare al Kruger Grand troppo di sta recuperando però se ne ha le spalle purtroppo di Moller sotto che poi ultimi vediamo grande fuori e porta alla tre quando non si fanno più grandi competenti quando si dà giù di brutto come si può dire adesso io mi cercherà di attaccare all'interno di mettere il muso davanti c'è il secondo salto lì si può passare Madonna! È passato così, oh! Sì che si può! Basta che lo butti fuori! Gli è arrivato vicinissimo! Più o meno e ci fa anche sbagliare che passano davanti quindi io vanno a dare tutto il possibile anche un po' di più però Davanti. Ma l'ha alleggerita, era la sua intenzione, così almeno andava più veloce, no? Scusa, anche te capisci che è la strategia? Finto di lamentarti. Lui tre alla volta. Ma ho capito, è maggiora, non puoi chiedere il mondiale di guarda Serini come se la scherza. Prima sia con Bormolini che con Carmellino. Con cosa? Con un Renault 75 cavalli e un DS3 95, vai a cagare. Però ecco la portata, diciamo. Vediamo l'interno di Bormolini su Serini, Bormolini passa Serini troppo largo. Nella carriera va a chiudere all'interno molto bene, adesso si avvicina a quello che io ho soprannominato il suo salto. Però la vettura è diversa da allora, quindi diciamo che non si può tenere come paragone al 100%, però
aveva fatto vedere qualcosa di grandioso allora. Intanto Rossi alla vista, un maestoso e un suo amico, e c'è la svelta marcia. Ha perso solo 7-10 esatti sul tiro da Holder, quindi tutto sommato non male. L'Oliviero, l'Università del Traverso, secondo me, lo slot della scuola sua di Ligno, del team, delle gare del ghiaccio. E adesso andiamo all'inizio dell'ultimo giro, dove tutti e tre dovranno andare al corso, Holder senza ovviamente Oliviero e Stefano Cassini con la stessa cautela. Solamente per questo punto, e li abbiamo tutti cauti perché l'avventura si atteva un attimino a dipancarsi. Holder ha decisamente detto, signori, il chef è roba mia, devo portare a casa la vittoria anche in questa lì per poter partire più avanti possibile nella fase finale. Ah! Madonna! Che puttana! Incredibile, Formolini! Dopo il salto è andato contro il terrapieno! Tiro del secondo posizione, ma ha rischiato di brutto, brutto, brutto! Ovvero Formolini! Cardellino! È lì e è a picciacciare il panna che riesce a prendere la scia e a portarsi con lo stesso ritmo che non è semplice perché io anche a Cardellino quando in Italia ha bisogno di giocare è duro da tenere a bada, però potrebbe arrivare vicino ad entrambi quando entrambi entrambi in primi due, ma comunque e i manicamenti non andranno a loro, ciò che la Lamelli l'ha già fatto. Quindi in vita per quanta ci siamo persi anche Marco Bonfa. Viva il cartellino Cavalcone, uscita davanti la Mandi, si vedi, è davanti la Mandi August. Probabilmente stava tirando su troppo polvere da Bucher, ha sperato che non passasse la mano per avere poi strada libera, adesso va all'attacco di Giuseppe Passa! Cristo! Prima del salto, a questo punto la sua strategia comincia ad avere un'idea, però attenzione che Bucher adesso che passa sul traguardo, vediamo quante porta a casa di vantaggio. Adesso sono io oggi al tempo, dovrete cazzo, la Manny però fa dei salti di fa. Grandissimo tempo, 44.5.28, tempo strepitoso, qua ci vuole, se vogliono tirare su qualcosa di eccezionale, di mancarmi vino la Manny August, un giro da paura perché adesso Mattuker entrerà al Joker Rap. Mi spero di vedere se quei 3.8 sono diventati 4.5 e ho paura di sì. E allora non c'è più niente da fare. 44.6, diciamo, come secondo 44.9. Attenzione anche alla Mandi, qui deve rallentare, però non basta. Bucher davanti con Cardellino libero, se vedremo se si riesce ad arrivare letteralmente in scia, qualche toccatina, stuzzonata, qualcosa potrebbe saltare fuori, ma
mancherà un bel margine, difficilmente. Ma cosa è un bel margine? Carmine è già dietro. La nazionale sta distante, sta il Carmine va a prendere tutto. Il torno di testa, tutto dove può trovare 5 centimetri di buono. Qui siamo nella neve in Valpadana. Intraprendiamo qualcosissimo la danza, super davanti. No, ho sbagliato io. Ha fatto vince a testa probabilmente il Carmellino, tanto che la mette oggi, ha tentato vince. Viva il Carmellino, Mattio! Serini, Ivan Carmellino e Formolini a chiudere il gruppo. Passa, aspettiamo una rivolta da parte di tutti e tre, soprattutto da Ivan Carmellino e Formolini, che sono già passati al gioco, quindi dipende, vai. Eravamo andati a cercare di capire le prossime manifestazioni, nel frattempo mi pare il semaforo, quindi sono rimasto sentato, ma Max Kruger ne ha una cosa e tutti Ivan Carmellino, però attenzione perché Zucker veramente ha un'altra, ha un'astronave. Oltre a quella mente August, bene o male, ci siamo, però. Però Zucker, cosa si è andato fuori? Il cilindro dal cilindro. Della Bendy August, che sono sopra i 46 secondi, Ivan ci sta mettendo l'anima e anche un po' di più per andare a recuperare lui che ha già fatto il suo corso. Quindi attenzione, è tutto da vedere il finale di questa finalissima. Mentre davanti questo signore ha l'astronave. E volevo 44,77. Quindi Ivan ha delle ottime possibilità, sicuramente per il podio, poi vediamo, sicuramente per il podio, poi vediamo, l'abbiamo visto bello carico, soprattutto dopo la I4, quando era successo un po' di tutto, se la sta spangando bene anche Stefano Serini e Oliviero Borbolini cerca, chi sembra che abbia ancora? Successo posizione grande, un gran passo avanti per la Bendy August, perché Holler è il campione del CES da 7 edizioni consecutive, mi capite fini ragazzi. Andiamo all'ultimo giro adesso, sì che Zucker dovrà andare al Joker Rap, ha un vantaggio devastante. Era 6 secondi e 7 prima, prende da 3 secondi, il distacco, 6 secondi, niente da fare, ancora recuperato Carmellino, 44,35 per il Carmellino, spettacolo, Ivan veramente un grande, Ivan un grande, voglia veramente. Posizione, quinta, Stefano Serini, sesto, Oliviero Borbolini. Ma
Ma Stuttgart, veramente una gara devastante, ma soprattutto devastante la sua vittoria. Lui è bravissimo, niente da dire, però se avete visto come è partito, Max Stuttgart, prendilo!